strada delle Terme, 15 agosto 2012, ritorno verso direzione nord, San Marco Argentano. Mi è venuta la felice idea di andare sulla collina delle Terme dove ci sono le sorgenti per fare un filmino, ma era pieno di gente, stracolmo, senza un vigile, senza niente, un disordine totale. Non si poteva neanche riuscire a filmare le macchine che c'erano, quindi ci accontentiamo di filmare come sempre l'estate. Vediamo chi scende ancora al mare a quest'ora, mi sa che a quest'ora non scende più nessuno. Ormai è mezzogiorno, sono già tutti sulle spiagge a mangiare bene. Ogni tanto si vede qualcuno, qualche macchina, ma poca roba. Come potete vedere la strada è completamente libera, ci sono solo macchine che scendono verso il mare, ogni tanto se ne vede qua.
facciano i soldi a testa la domenica che tornano, che rispettano la lettera del codice stradale, 70 all'ora, e creano file infinite su queste strade, come sempre, come ogni estate. Qui ormai neanche 70 all'ora più, stiamo andando a 50 circa, ancora più piano, perché giustamente la strada è molto pericolosa e quindi non permette di andare oltre questa velocità. Voglio chiedere agli amici di YouTube se mi posso candidare con la mia voce per fare questo annuncio. Corrispondenza con contenuti di terze parti. Per ricordare che questo video non ha musica, quindi non ha corrispondenza con contenuti di terze parti, come spesso scrivono loro, quando ci sono delle colonne sonore nei film di Telecinghiale. E si continua alla grandissima, a 55 km orari, sulla superstrada delle Terme, 15 agosto 2012. A Roberto De Francesco ai microfoni, regia di Salvatore Pedalino, video registrato sempre per, in esclusiva per Teleradio Cinghiale Stereo Network.
bellissimo fare questa strada in questa velocità, con questa velocità, mai fatto in vita mia, però c'è sempre una prima volta. Guardate che meraviglia, tutti al mare, altro che crisa. Attenti che c'è il treno all'ora, rallentate, fermatevi. Passo indicati i cartelli, prende 50 all'ora dall'anno scorso e ovviamente ognuno che passa rallenta perché giustamente non sa quello che poi trova più avanti. Cose pubbliche. Grazie per aver visto questo video, mandateci un buon commento se vi è piaciuto. Grazie, alla prossima. Siamo allo svincolo di Cagnano Castello, Lago dei Due Uomini.